La storia che qui raccontiamo parte dalla fine, parte dal 1320, anno di morte di Lapo Saltarelli, che noi ricordiamo attraverso una lapide che è custodita negli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. È una lapide importante perché testimonia di un edificio e di un'epoca. L'edificio è quello di San Francesco in Stampace. L'epoca è un'epoca tumultuosa, a cavallo tra il 200 e il 300. Andando a ritroso, le domande sono: perché i francescani a Cagliari? Da quanto erano a Cagliari? Perché la presenza di Lapo Saltarelli a Cagliari? Ma soprattutto la presenza dei pisani a Cagliari. Questa storia parte ancora da lontano, dobbiamo affondare le radici a ridosso dell'anno 1000. In una zona di Cagliari che è stata indagata dalla storiografia, dalla topografia, soltanto da poco e di recente. È una storia che ci porta nelle prossimità di San Saturnino. San Saturnino viene donata dal giudice Pietro della capitale giudicale di Sant'Egia e questo è una delle prime testimonianze dell'esistenza della capitale giudicale a Cagliari. Viene donata una chiesa, che è la chiesa di San Saturnino, ma non una chiesa qualunque, una chiesa che stava nel porto calaritano. E qui una distinzione dei nomi. Cagliari la conosciamo tutti, è la città che adesso ci ospita, è la città di cui questa torre, la Torre Passarina, è parte fondamentale della sua cinta muraria, quella pisana. Ma Cagliari nel nome che conosciamo adesso è, come dire, un'accezione, è un termine con cui noi indichiamo un intero territorio che ha avuto in verità diversi insediamenti con diversi nomi. Sant'Egia è uno di questi, ma non è l'unico. La Caralis romana si pensa fosse un aggregato disposto lungo la linea costiera di sviluppo molto longitudinale che andava sostanzialmente dallo stagno di Santa Gilla fino all'attuale Lazzaretto nella zona delle ex Saline. Era una città molto complessa, una città che ha lasciato quella romana, prima romana e poi bizantina, è una città che ha lasciato molte testimonianze. Una di queste traguarda tutti i periodi storici della chiesa di San Saturnino. Ma dire che, affermare che San Saturnino faceva parte di un porto calaritano vuol dire individuare in quella zona un porto. La sfumatura non va presa in secondo piano, perché l'esistenza di un porto calaritano significa un interesse commerciale per lo sfruttamento delle merci, ma soprattutto delle saline, perché il porto calaritano è poi associato a Santa Maria de Portu Gruttis o Portu Salis, cioè l'attuale San Bardilio, ovvero la chiesa che è stata demolita nel 1908 e di cui abbiamo perso ormai le testimonianze. Quindi sappiamo che in quella zona c'era un porto, c'era una chiesa di nome Santa Maria, c'era una basilica che era molto prossima ad un porto interno, probabilmente quello che diventerà poi un complesso di saline. Perché questo è utile saperlo? Perché pochi anni dopo la donazione ai Vittorini di Marsiglia della Basilica San Saturnino, Vittorini di Marsiglia che poi prendono in consegna altre 8 chiese, di cui alcune importanti a Cagliari, pochi anni dopo noi abbiamo una testimonianza scritta che attesta la presenza dei pisani esattamente in questo porto. A questo punto la presenza di pisani e di genovesi si fa sempre più fitta, si scambiano le presenze, si scambiano anche, come possiamo dire, delle cordialità. Sono in stato di guerra di fatto, sono le due città marinare, si contendono la Sardegna e se la contendono con la proprietà dei porti, il porto calaritano, quindi quello di Santa Maria de Portu Salis, è uno di questi e forse uno dei più importanti. Si contendono la Sardegna attraverso matrimoni, attraverso alleanze con i giudicati esistenti. Ma esiste un fatto, i pisani si attestano in Sardegna, si attestano a Cagliari
a ridosso dell'anno 1100. E qui accade qualcosa. Le fonti si infittiscono sulla presenza dei pisani fino a che non viene attestata la presenza di un gruppo di abitanti in un castrum costruito, un castrum novum, per cui un nuovo castro costruito sopra il monte Castrum Calari. Ovvero abbiamo un'indicazione precisa. Teniamo conto che i Vitruvini di Marsiglia non prendono solo San Saturnino, ma prendono anche tutto quello che era legato a San Saturnino, ovvero probabilmente la metà del colle, l'attuale colle di Castello, l'altra metà era invece di proprietà di Santa Maria di Clusa, ovvero Santa Igia. A questo punto abbiamo una precisa testimonianza della presenza dei pisani sul colle, ma sul colle non in modo qualunque, con un castrum. Siamo a ridosso dell'anno 1200, tra il 1212 e il 1217 per Cagliari succede tutto. Vengono posate le pietre di quella che sarà la città odierna. Nel 1212 viene attestata l'esistenza dei pisani, quindi sul colle. Nel 1216 Benedetta, cioè l'erede al trono della capitale di Santa Igia, per cui la giudicessa del giudicato di Cagliari, consegna in mano ai pisani la possibilità di costruire un castello fortificato sul Monte Crastu. Monte Crastu o Monte Castrum, e qui insomma la differenza è sostanziale, la differenza si fa anche sui nomi. Monte Crastum vuol dire Crastum, pietra in sardo arcaico, vuol dire una città costruita sulla roccia, è quello che adesso è Castello oggi. Ma Monte Castrum vuol dire anche una città costruita dove prima c'era un castrum, ovvero una città fortificata. Che questa città fortificata fosse realmente sul colle di Castello, oppure se l'intenzione fosse identificare una città ai piedi del castello, questo non è ancora chiaro. I ritrovamenti archeologici sull'area di Castello attuali non giustificano una tesi per cui il castello fosse già adibito in epoca tardo-antica o alto-medioevale o tardo-bizantina a fortificazione, nonostante la sua posizione predominante sulle acque. Al contrario, attestazioni della presenza della città bizantina sono ai piedi del colle, e in quello che poi diventerà il nucleo fondamentale della capitale Santa Igia, che certamente non viene fondata dal nulla, ma riprende tessuti stradali, tessuti viari e soprattutto delle preesistenze molto importanti. Tra queste citiamo San Pietro dei Pescatori, ancora esistente, con la via Carloforte che la collega al corso. Corso che era Corso Vittorio Emanuele, che è stato sempre esterno alle intenzioni pesane, quindi probabilmente stiamo parlando di una porzione della città che poteva essere inglobata all'interno di Santa Igia. Ma questo è un altro discorso. Il discorso fondamentale è cosa fanno i pisani una volta che prendono il colle. I pisani costruiscono un castello, munitissimum, ci dicono. E ce lo dice la stessa giudicessa Benedetta, che nel 2017 si pente e scrive una lettera accorata al Papa Onorio III chiedendole di sciogliere il suo giuramento verso Pisa e di fatto allearsi con i genovesi, di cui tra l'altro era fortemente imparentato. Il Papa non tarda a imporre ai pisani l'abbandono del castello munitissimum, non ci riesce evidentemente. La questione diventa pressoché irrisolta per molti decenni. A questo punto però accade un fatto, le due città sopravvivono e convivono in maniera abbastanza cortese, fino a che accadono diversi fatti. Uno di questi, importante per il nostro racconto, nel 1930 arrivano i francescani. Non arrivano in un punto qualunque, arrivano in un porto, e di nuovo il nostro Portu Grutis o Portu Salis, arrivano nella chiesa di Santa Maria, che loro prendono in consegna temporaneamente, come dicono loro,
in attesa, come dire, che la situazione tra le due capitali diventi più fluida, cosa che succede poco tempo dopo. La giudicessa Benedetta muore, passano 25 anni, molti eredi si susseguono, finché accade un fatto, che ovvero un'insurrezione della capitale Sant'Egia nei confronti di questa sempre più ingombrante sede pisana di Cagliari, quindi di Castello. Dopodiché i pisani approfittano di questa situazione per riassediare Castello, riprendersi il loro castrum munitissimum, conquistare Sant'Egia e cancellarla di fatto dalle pagine della storia e della geografia. Ancora oggi, a distanza di 800 anni, abbiamo difficoltà a capire esattamente dove fosse. A questo punto i pisani sono i padroni incontrastati della zona dell'attuale città di Cagliari, non solo della città di Cagliari. Il loro territorio e l'infeudamento arriva fino all'attuale Iglesias. Perché fossero qui i pisani è del tutto chiaro, non erano qui per un atto di cortesia, arrivano per fondare una loro città. Ovvero tra il 1258, anno di distruzione di Sant'Egia, il 1326, anno di conquista e perdita a causa dei catalani assediati nella zona di Bonaria, la città è stata di fatto pisana in tutto e per tutto. Noi eravamo pisani. Dopo Pisa noi siamo stati catalani, infine aragonesi, poi spagnoli, poi siamo diventati piemontesi e infine siamo diventati italiani. Sono passaggi successivi e conseguenziali. Un dato fondamentale in questo racconto, tra il 1282 e il 1300 accadono fatti che non riguardano direttamente la Sardegna, ma coinvolgono la Sicilia. Gli Angiò sono in lotta con gli aragonesi, interviene il Papa, salva la Sicilia, consegna alla capitale di Aragona l'intera Sardegna. I catalano-aragonesi impiegano un po' di anni prima di arrivare, ma la loro avanzata sarà inarrestabile. 1323 prendono Iglesias, ribattezzata Villa di Chiesa, dopodiché l'anno successivo sono già a Bonaria, due soli anni, e conquistano la capitale. Prendono possesso di Castello, scacciano via i pisani e noi diventiamo aragonesi. Cosa ci lasciano i pisani? Beh, certamente frammenti della loro cultura, certamente, numerosi scritti conservati a Pisa, ma soprattutto ci lasciano un sistema viario, infrastrutturale fortissimo, talmente forte che è l'ossatura portante di questa città oggi. Un dato fondamentale, quando la Sardegna passa in mano agli aragonesi su un trattato di pace, i pisani subito in allarme costruiscono le torri. Tra il 1305 e il 1307 costruiscono la torre dell'Elefante, la torre del Leone e la torre dell'Aquila, la torre del Leone poi chiamata San Pancrazio. Un dato fondamentale, queste due torri guardano il mare e guardano l'entroterra, sono aperte verso la parte interna della città. Questo la dice lunga sulla fiducia che i pisani avevano verso il mare e verso l'entroterra sardo. Lo ripeto, i pisani non erano qui per un atto di cortesia, erano qui per conquistare una terra, depredare le risorse. Teniamo conto che Cagliari, tutta l'economia del sud Sardegna equivaleva a circa un terzo del bilancio di Pisa. Questo per dirvi l'importanza che aveva questi luoghi per Pisa. Aveva un'importanza talmente elevata che quando arrivano fondano di fatto la città dove prima non c'era niente, o c'era poco. Ma quel poco che c'era comunque non è stato sufficiente a segnare con un segno forte il tessuto urbano della città. I pisani arrivano, prendono il colle, insediano le loro strade.
attraverso la via del mercato, l'attuale via La Marmora, insediano un intero tessuto precisissimo urbano. Loro la città la disegnano a tavolino, poi arrivano qui e la fondano nel giro di pochi anni. Costruiscono un'intera cinta muraria, che poi viene rafforzata durante la crisi catalano-aragonese e viene ereditata dai catalano-aragonesi, i quali sono talmente soddisfatti del lavoro ben fatto di Pisa che non fanno altro che rafforzare quello che Pisa aveva già fatto. Le testimonianze delle fortificazioni di Pisa e non solo delle fortificazioni, ma del sistema urbano e infrastrutturale sono ancora evidentissime. Per Pisa la città era castello. Poi successivamente arrivano quelli che noi chiamiamo quartieri storici, Villanova, Stampace e infine la Marina, che a suo tempo si chiamava Bagnaria, perché era la zona di interfaccia tra il castello e il mare. Ma queste non erano quartieri, erano villaggi quasi indipendenti dal castello. E successivamente che poi la storia, come dire, riassume tutte queste esperienze in un'unica città. Ma questa distinzione era ben chiara ai pisani, era ben chiara anche agli catalano-aragonesi, che tengono ferma questa distinzione. Nel 1274, finalmente liberato il campo di Santa Egia, i francescani lasciano Santa Maria e si insediano sul lotto di terreno che hanno acquistato in città, fuori dalle mura. Costruiscono quella che poi sarà la loro chiesa, iniziano con poco, e da qui anche la necessità di avere elargizioni attraverso anche le sepolture eccellenti. Lapo Saltarelli viene sepolto nella chiesa di San Francesco in quanto francescano e in quanto persona che contribuisce anche economicamente alla costruzione della chiesa. Per cui San Francesco diventa un'invariante fondamentale del tessuto urbano di Stampace fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando, lasciata in rovina a seguito delle leggi eversive, viene demolita nonostante le proteste e i tentativi di salvataggio, in primis del canonico Spano. Viene demolita, ma le sue opere all'interno non vengono disperse, ma le opere pittoriche confluiscono poi in quello che sarà il corpus pittorico della Pinacoteca Nazionale di Cagliari. Le lapidi più importanti, anche quelle, confluiscono nella disponibilità statale, e tra queste una fondamentale, che è la lapide che ricorda l'esperienza di Lapo Saltarelli in Sardegna, conclusasi nel 1320, cioè pochi anni prima che la città pisana finisse in mano aragonese.